Hola, spero che questo video venga con una qualità degna, perché questa videocamera non riesco a impostarla come si deve, mi vengono dei colori di merda, oppure prende a fuoco Ezio Grey, cazzo, Ezio Grey, non me, quindi speriamo bene, perché questo video è molto molto faico, penso, credo, sì lo è, perché Roberto mi ha mandato, che è un mio amico, mi ha mandato una box a tema Halloween, è enorme come potete vedere, questa è una fucilata, che cazzo c'è messo Robin, non si sa, ma io sono troppo curiosa, non vedo l'ora di andare a aprirlo. Che bello, che bello, che emozio. Allora, non so come aprirla, mi piace perché c'è scritto fragile, quindi promette bene. Allora, riprendiamo perché ci ho messo tipo 10 minuti solo che per aprirla, molto bene. E la prima cosa che vedo, c'è scritto primissima cosa da fare, guarda qua dentro. E ho paura. Oddio, profumo tutto di coccolino. Allora, ma c'è un CD. Ma non ho il computer. Cioè non ho il computer qua. Oddio, che angoscia, ma c'è anche uno spillo. No vabbè. Allora, ciao Lofina, benvenuti a questa mystery box speciale. Come prima cosa procuratevi questi oggetti, sono importantissimi per l'uscita del tutto. Carta e penna, coppia di dadi, mazzo di carte qualunque, calcolatrice scientifica, oppure collegatevi a questa pagina. Frullatore o mini pimero centrifuga. Ma non ce le ho queste cose. Cioè, almeno non in questo momento. Potrei farci un video a parte, però. Scrivetemi se vi va, anzi lo farò comunque, perché cioè, si è sbattuto talmente tanto che mi sembra ovvio che lo farò. Vabbè, allora non lo spoilero perché mi sa che sennò mi spoilero da Roberto l'enigmista. Cioè, c'è anche una spilla, ma che bello. No vabbè, è un'idea geniale, solo che io non ho un frullatore mini pimera a portata, non ho un mazzo di carte, non ho una coppia di dadi, quindi mi procurerò tutto, giuro, e lo farò. Vabbè, sono troppo emozionata, ma che figata. No vabbè, sei un genio comunque, già stiamo iniziando a dei livelli, vabbè. Allora, pacco 1. Attenta a cosa desideri. Oddio, in che senso? Qua c'è scritto str. Non è che è collegato a questo? Mi dispiace Roby, sei collegato a questo? Spero di no. Però se è collegato al gioco risolverò i giochi senza aprire i pacchi, perché al momento non ce l'ho. Non ero assolutamente preparata a tutto questo ingegno. Comunque qua c'è scritto str. A questo punto terrò le carte, perché magari si compone una frase, che ne so. Str. Oddio, che cos'è questa figata? Ah, c'è un biglietto con scritto: è con immenso piacere che la Loffelio... Oh mio Dio! Non è vero. Vi presento il primissimo prototipo del primissimo capo della collezione Trash on Victims. Si chiamerà Cool con Mice and Merd e ha già conquistato la passerella e la passerina. A breve lo spot ufficiale ideato, montato e girato, non in quest'ordine, da solo e unico Virginio Privani. Vesti trash e vesti Loffelio. Allora, perché lui si chiama Roberto Luneglio, no? E io sono la Loff. Siccome su Instagram ultimamente ho iniziato a mettere un po' di foto di miei capi, tra cui, non sono ancora guardato, ma ho capito da quello che probabilmente si riferisce a questo. Ora vi faccio vedere il capo in questione. Gli ho detto: Robby, dobbiamo assolutamente, visto che lui cuce, visto che è sarto, dobbiamo assolutamente iniziare a fare la Loffelio Production. E il capo in questione è questo. C'è un top, c'è un top fatto a culo con la merda che forma la gonna, no? E quindi, oh mio Dio, sono... No, vabbè. Ma cosa stiamo dicendo? No, vabbè. Non ci credo. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, l'ha fatto davvero. Ha fatto il culo con la merda... Il ma... Vabbè, me lo provo e a fine video lo vedrete. Ma io ti amo troppo. Ma guardate come ha fatto bene. No, vabbè. Ha fatto il nostro primo capo. Vabbè. Ecco perché ha detto attenta a cosa desideri. Perché effettivamente... No, vabbè. Aspettate a fine video perché io me lo provo, se no l'avete capito. Pacco 2. E qua c'è scritto... SWD. Sì, sicuramente erano le combinazioni di questo gioco, ma noi ce ne sbattiamo il cazzo, le risolviamo lo stesso, gli indovinelli, e poi le colleghiamo a queste, perché il gioco lo voglio assolutamente fare.
No, vabbè. Madonna. Oddio. Che ci credo. Il Kigurumi Re. No, vabbè, questo me lo metto ma tipo subito. Cioè, mi tolgo questo e mi metto questo. Che bello è. Ma dove cazzo la trovi sta roba? L'unica pecca di sto pigiama è che non ha la cerniera qua nel culo e quindi quando devi cagare devi spogliarti tutto, invece con l'altro che ho fai zip e poi esci solo il culo, vabbè. Però poi abbiamo, oddio, qua non si vedono più i numeri, aspettate che cerchiamo, c'è scritto pacco 6. Però vorrei aprire prima il 3 a questo punto. Ma sto registrando? Ah, sì. Pacco. Qua non c'è il numero. Allora, apriamo questo. Ma che bella, tra l'altro, la carta con il cane pufoente. Bellissimo. Che cosa c'è? Oddio! Ma che puzza! Ma aspetta. Madonna, sa... Ma è ansiantissimo. Però lo adoro tantissimo. Cioè, questo qua me lo appenderò in ogni do. Cioè, in effetti il pacco di Halloween, che cazzo ci aspettiamo? Roba trash o roba di... Però basta, sei... Cioè, sei bello, però stai zitto. Adorabile. Poi qua ci faccio un ASMR, ma tipo subito. Oh, no, beh, dopo. Poi World of Books. Qua c'è un libro. Vediamo che librezzino è. Il cane pupoente. Minchia, mi è rimasta in testa la canzone. Magic Eye 3D. No, che figata. È un libro di illusioni 3D. No, che figata, vediamo subito. Allora, sono quei quadri che dovresti incriccare gli occhi e vedi altra roba. Vediamo un attimo. Oddio. Aspetta, qua non ci vedo niente, aspetta. Vabbè, ci proverò sicuramente, vi farò un po' di foto su Instagram perché io adoro queste cose, non so se lo sa oppure è lui mago, perché io adoro queste cagattine che solo noi trascioni possiamo apprezzare in pieno. Secondo me la bambina sbuca in 3D. Fate pausa e ditemi se voi la vedete. Ci provo io. Mi ci rincoglionirò assolutamente la vista. Poi eccolo qui il pacco 3 finalmente. Allora, pacco 3, che cosa abbiamo? No, vabbè, il cofanetto di Shutter Island, che figata. Ho adorato quel film. Ma aspetta, ma c'è anche un libro? Ma che figata, c'è il fumetto di Shutter Island. No, vabbè, bellissimo. Assolutamente questo ci sta come film un po' creepy, un po'... come si dice? Tema Halloween. Questo assolutamente ci piace. Se non l'avete visto, vedetelo, perché è bellerrimo. Poi, va visto due volte per comprenderlo appieno. Forse sono io che non capisco un cazzo alla prima, non lo so, però. Save. C'era un biglietto, mi sa. Allora, monta la lampadina UV su una comune lampada da tavolo, spegni tutte le luci e sciogli la polverina a poco in acqua o alcol. Se ancora la neve secca, prova anche con quella. Giochini maturi. No, aspetta, apri la scatola... avevo letto la parte retro, bravo. Apri la scatola della lampada UV e dentro troverai, oltre alla lampada, una bustina con della polvere rossa. Ma non ci credo, ma tu sei un cazzo di ma veramente, ma solo enigmista è un coglione in confronto. Troverai oltre una bustina. Allora, apri la scatola della lampada UV e dentro troverai oltre la lampada una bustina con della polvere rossa. Non è droga, se quello che stai pensando, ma... ma neanche Rufus, è una polvere magica. Monta la lampada UV su una comune lampada da tavola, spegni tutte le altre luci e sciogli la polverina poco a poco in acqua o alcol. Se hai ancora la neve secca, prova anche quella.
Ah, non è che diventa UV questa polverina? No, ragazzi, qua c'è scritto giochini maturi e io ci farò un giochini maturi a parte e tu non hai capito che... Vabbè, io adoro fare queste minchiate e provarlo, quindi lo proverò assolutamente. Cioè, non vedo lo farò fra 5 minuti praticamente, però voi magari lo vedrete nei prossimi video. No, vabbè, adoro! Che bello! Questa è una delle box più ingegnose mai viste, cazzo. Allora, poi abbiamo. Che bel saccozzo! Qua c'è scritto LOPR, che potrebbe essere Lippi. No! Oddio! Ma che puzzo! Aspetta, aspetta, perché qua stiamo parlando di cose altamente puzze. È quello di Adventure Time! Ma quanto è carino! Ma sei bellissimo! No, non mi dire che parla. No, ok. Ma sei bellissimo, ti voglio bene! Noi staremo sempre insieme, Giovina! Abbiamo lo stesso colore di capelli, sì, amore mio! Che bello che sei! È adorabile! Che puccio! Poi abbiamo questo. Portagioie del 2018. Vediamo. Ah, è un portagioie! Pensavo ci fosse dentro qualcosa. Ho detto mica c'è dentro qualcosa, invece no, è veramente un portagioie. Vabbè, io questo me lo decoro, cioè non avete capito. In realtà questo pezzo è fatto nel futuro, quindi è per questo che mi vedete senza il kigurumi, perché me lo sono tolta per provare le altre cose. Stavo risistemando le cose che mi ha regalato Roberto e ho riguardato queste e ho capito la battuta, non l'avevo capita. Pensate quante poche gioie, cioè neanche la gioia di capire la battuta. Cioè, portagioie del 2018, niente, cioè è un genio, cazzo. Io pensavo mi avessi regalato questo per decorarlo, capito? Non avevo capito fosse un riferimento alle nostre tantissime gioie, cazzo, è un genio. Ritorniamo al passato. Vabbè, non c'era bisogno di fare questi effetti sonori. Cielo, mi sentite che botto? Vabbè. Questo pesa. Questa è una trollata, dai. Lo sapevo che c'era una trollata. Perché è gelato, è qualcosa di... Ah no! Oddio, che bello, come quello che ha Ecate! No, vabbè, grazie, lo adoro, sono tant'errimo. È bellissimo. Vedete che è un teschio, se si capisce. Questo, sbrata di troll. Cosa intendi con sbrata di troll? Cioè, ti prego, spiegami. Ho paura. Cos'è la sbrata di troll? Perché mi hai dato del Supradin? What? Ma che cazzo di... Perché c'è un cetriolo? Che fortuna, potrei assaggiare una buonissima sbrata di troll. Per prepararlo, taglia a metà il cetriolo anale. Metti da parte una metà, servirà per dopo. Frullalo, versalo nel teschio, apri il tubetto della vitamina C e aggiungi al frullato... Le due capsule, potrà sembrarti una cosa alla Matrix, ma ti assicuro che la pillola non ti farà risvegliare dal paese delle meraviglie, ma ti farà sboccare l'anima. Era proprio quello che volevo. Per prepararlo, taglia a metà il cetriolo anale, da non confondere con quello da mangiare, perché effettivamente io non ho mai visto un cetriolo così lungo. Non so se voi a Milano avete, vabbè, che non è proprio di Milano, ma vabbè, non diciamo i cazzi suoi. Comunque, non so se da te i cetrioli siano così lunghi, ma noi non li abbiamo più corti. Ciao a tutti i genovesi, noi li abbiamo più corti. Cioè, però, paragonate con la mia face, va che tocco di cetriolone. Allora, taglia a metà il cetriolo anale, metti da parte una metà, servirà per dopo. Lo so che servirà per dopo. Quasi quasi ne approfitto adesso perché poi dopo non posso usufruire. Vabbè, allora. Ok. Sembra anche buono. Mi sa che l'altra metà me la mangio. Metti da parte una metà, servirà per dopo. Frullalo, di nuovo. Ma non ce l'ho sto cazzo frullato. Vabbè, lo spezzetterò. Versano nel teschio, che è questo che mi ha regalato lui. Adoro tantissimo. Nel frattempo ruttiamo perché è cosa bella e giusta. Allora, versano nel teschio. Allora, e facciamo così: visto che io non posso frullarlo, lo spezzetterò. Cioè, d'altronde, il mio frullatore l'ho regalato e quindi io non ce l'ho più. Molto bene. Quindi. Spezzetterò a pezzetti piccolini il cetriolo e ci vediamo dopo.
sminuzzato più che potevo. Vediamo di non farlo spandere come al mio solito. E ci aggiungo un po'. Mi è addormentato il piede. Ci aggiungo un po' d'acqua. Perché se no non fa frullato, non fa spatagnetta. Ora ci do un'altra triturated. Ma cosa mi stai facendo fare, Roberto? Che schifo è! Sicuramente fa bene, cioè, questa ci metti il logo Fitvia e la vendono a 20 euro. Ok. Ma che merda! Poi che devo fare? Apri il tubetto della vitamina C e aggiungi al frullato le due capsule. Potrà sembrarti una cosa alla Matrix, ma ti assicuro che la pillola non ti farà risvegliare dal paese delle meraviglie, ma ti farà sboccare l'anima. Perché, cioè, tu sei convinto che io beva sta cosa? Sei molto fiducioso, Gioia. Io non me la metto in bocca, che è detta così. Io non la metto in bocca, hashtag. Ma che ma io mi aspettavo due pastiglie di vitamina C. Cioè, visto che il tubo era da vitamina C. Ma che cazzo è? Ma dentro c'è tipo... Cos'è? Del sapone, sembra? E un pezzo di lettiera del suo gatto. Che cazzo è? Non lo so, io verso. Non si sciolgono, però beh. Ma cosa mi stai facendo fare? Non è che dovevo aprirle le capsule? Ragazzi, le capsule vanno aperte secondo voi? Forse sì. È schifo! E qua cosa c'è? Merda. Ma che cosa sto facendo nella mia life? Sto aprendo una capsula con la merda di Roberto dentro. Cos'è? Vedete che c'è della polverina strana? Mette a fuoco sta... fotocamera, proprio sicuramente sì. Ah, apriamo. Che puzza! Ma che cazzo è? Giriamo. Ma io non la bevo ma neanche, cioè, ma tu non hai capito. Ma cos'è sta merda? Beh, dirai, è sbratta di... Di che cos'era? Sbratta di... Di troll, effettivamente. Ma fa anche la schiuma! Guarda che questo è il sapone! Ma non la bevo! Che cazzo? Che schifo! No, io non la bevo, te lo giuro, Gioia. Grazie per il bellissimo dono di sbrata di troll, ma anche no. Ti farà sboccare l'anima. Ma io non la bevo. Anche perché uno mi sembra schiuma, io non vorrei rischiare di bermi il tuo detergente intimo. Quindi, grazie mille e buono qui, e buono qui. Sbrata di troll, il piacere della sbrata di troll. Vabbè. E qua c'è un'altra cosa. Piscio di goblin. Oddio santo, ma io ti amo, sei un genio. Piscio di goblin. È vero che dentro c'è crudino davvero? Io nel dubbio non lo bevo. Questo è sul serio piscio, mi sa. Nel dubbio grazie, ma facciamo che non lo apro, eh. Oddio, è enorme. Che cos'è questo? Perché c'è uno sticker del mio amore? Oddio, lo attaccherò. Devo decidere. Nel telefono. Nel telefono, assolutamente. Ma questo è un gioco da tavola. No, vabbè. What?
Whitehall Mystery, un altro omicidio sulle tracce di Jack. Ma che figata, grazie! Beh, questo è un gioco assolutamente horror, fighissimo. Lo imparerò e vi farò un video se sarà il caso di fare un video, nel senso che è capibile oppure non è un gioco che si può guardare in video e se non ci giochi ti caghi il cazzo, ma in ogni caso io adoro i giochi di società, quindi grazie mille! Poi abbiamo... Ah no, sono cose alimentari! Il bounty... Il bounty spalmabile. Oddio. Poi abbiamo i frizzi pazzi. Vabbè, adorabili. Che pitturano la lingua questi. No, vabbè, questi li proviamo. Aspetta. Poi abbiamo... No, qualcosa dai, provo. Il coso alle MMS. E... No, che carino. Le monelle. Le birbe birbe. Guardate che figata. Io questo coso lo devo provare tipo subito. Allora, shake well. Shake it up. Allora, l'odore è un po' strano. Sa tipo di burro d'arachidi. What? E andiamo a bere. Sinceramente non mi piace, perché sa di burro d'arachidi fortissimo. Sì che l'interno della M&M's è buona, ma in bocca te ne metti una così schietto, mi dà un po' la nauseina. Lo rifilerò a Dani. Poi invece questo, vediamo com'è. Perché ha un odore strano. Mi sembra troppo dolce, ma secondo me sulle fette biscottate, salutiamo mio padre, sono molto molto faichi. Mentre questo, io lo sapevo che quelle bevande mi cioè è una vita che voglio assaggiare quelle bevande M&M's e i vari gusti delle merendine, come cazzo si chiamano, degli snack, ma ero certa che facessero schifo perché si sapeva, cioè ci mettevano la roba più chimica del mondo, ma io volevo assaggiarli assolutamente. Allora, apriamo. Ma che figata! Cioè, guardate che carino! Vabbè, questo è un marshmallow, non è neanche senza assaggiarlo, al momento non lo voglio neanche disfare perché mi piace tantissimo. Ok. Però assaggio un frizzi pazzi per vedere di che colore mi colora la lingua, cioè. Le chewing gum che clack colora la lang. Di che colore me la colora la lang? Facciamo una prova. Mi fa verde. Ma non mi colora la lingua. Si colorano i cazzilli perché dentro sono gialli. Li ho messi in bocca e sono verdi. Ora sono di nuovo gialli. Però io adoro sto coso. Ci voglio fare un altro video altre mele. Adoro tantissimo. E infine abbiamo l'ultimo paccozzo zozzo, che non ricordo più. Ok, il cinghia lo butto. Vediamo un poke. Apriti Maria la cagnolina. Cioè, da vedere l'angolino sembra un tocco di merda. Però potrei sbagliare. Che... No vabbè, ma è sapone al caffè. Ma che figata, sa veramente di caffè. Sembrava merda, vi giuro. E... al mango! Io adoro il mango! Il sapone al mango. Ah. Vabbè. Vabbè, questo è tutto. Mi spiace tantissimo non aver fatto in questo video il gioco, perché sono certa che quella era la parte più... che rendeva il tutto più creepy. Ma d'altronde non ho il PC qua, che non posso metterci il CD. Non ho nulla di tutto ciò. Però risolverò tutti questi indovinelli. Tra l'altro, Love Horror Picture Show. Cioè, ragazzi, un genio.
Mi dispiace tantissimo, veramente, ma vi giuro che lo farò anche senza aprire i pacchi, lo faremo insieme. Come faremo la lampada che diventa tutta sbrilluccicosa, non lo so, qualsiasi cosa sia, sarà molto faica. Questo è tutto. Mi è caduto il sapone al mango, Marianna Minghia. Che cos'è sta cosa? Vabbè, mi fa piacere che tu abbia speso 244 euro al supermercato. C'era uno scontrino dentro, vabbè, molto bene. Bene, questo è tutto, ringrazio tantissimo Roberto. Ora vi faccio vedere come mi sta il vestito. Vi metterò una foto qui. Questo è tutto e ciao, 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 ciao. Cosa?